Benvenuti in un nuovo video, mamma mia, raga, da quanto tempo non mi vedete così sistemata, truccata. Io non ci posso pensare che dopo 72 giorni mi sono truccata. Infatti, raga, non so quante foto mi sono fatta. Quante foto mi sono fatta perché proprio mi vedevo diversa. Poi truccarmi e avere questi capelli per me sono lunghissimi, anche il ciuffo, io non ci posso pensare, devo anche limitare. Infatti, se vedete che in questo video non gesticolo molto, è che non posso, perché se faccio così, boom, mi va stretta la camicia di spalle, mamma mia, ve lo giuro. Anche quando l'ho acquistata, però stavolta un po' in più. Ma vabbè, allora, siamo qui non per parlare della mia camicia, non per parlare del mio trucco, ma ci tenevo a dirlo, perché anche secondo me voi, quando avete aperto questo video, vi avete detto, ma è Giulia? O non è Giulia? Sì, ragazzi, sono io, sono Renata. Quindi non mi dilungo in chiacchiere, oggi siamo qui per provare le schiacciatine. Infatti l'avete letto sicuramente dal titolo, sì, sicuro. E come sempre io questi prodottini qui sfiziosi li acquisto sul sito di All Supplement. Come sempre trovate tutto giù nell'info box e avete anche il mio codice sconto che è Giulia010. Ma non mi dilungo in chiacchiere e iniziamo col video assaggio, che è la parte più bella del video. Io non so se, vabbè, ragazzi, iniziamo dalla classica, però. Eccola qui, sono delle schiacciatine proteiche low carb della We Natural. Stavo dicendo We Sport, invece We Natural. Eccole qua. Un po' rotte, ma va bene. Allora, per 30 grammi hanno 112 calorie, 5,6 grammi di grassi, proteine 12 e carboidrati 1,4. Quindi, raga, un pacchetto di questo che ha 12 grammi di proteine, ci sta, ci sta, ci sta. Ovviamente sono con... No, ci sta, ci sta, ci sta. Ovviamente sono... Sono con olio d'oliva extravergine naturale. Assaggiamo. Profumo neutro, c'è odore. Eccole qui come si presentano, come delle classiche schiacciatine. Allora, stanno letteralmente avendo il gusto naturale di bicarbonato. A tratti non mi affogo neanche. No, non mi piace la consistenza perché non ha la consistenza di una classica schiacciatina, ma tipo in bocca si sgretola e dà quell'odore, proprio che sapore di bicarbonato. No, ve lo giuro, se non la voglio, non la voglio mettere dentro, poi giù qui. No, raga, una schiacciatina che si scioglie in bocca e vi caccia proprio quell'odore di quel sapore di bicarbonato. No. No, queste sono bocciatissime, speriamo in pomodoro e rosmarino. Queste sono bocciatissime, il mio voto è 1. Proprio per l'1 non so neanche, proprio per non dargli 0, ma sono immangiabili. Forse con qualcosa sopra, ma così proprio no. Allora, questa qui invece è al pomodoro e ha sempre per gli stessi valori, raga, stessi identici valori. Vediamo. Presenta così. Sa di non mi ricordo come si chiama, basilico. La cosa strana, no, raga. No. No. Non ci siamo. Io ho il freddo addosso, ve lo giuro.
Ma questo sapore è troppo forte, ma non di pomodoro. Fatemi sapere se le avete provate, ma non ci siamo proprio, raga. No. Il mio voto è 1,5. No, sono rimasta delusissima. No. Allora, rosmarino. Non vuol dire proprio. L'odore. Più ci siamo. Eccole qui. Rosmarino, sì. Oddio, non è però rispetto agli altri due, sì. Potete anche sentire proprio la croccantezza. Quegli altri invece no. Questi, devo dire la verità, sono buoni. Raga, valori identici. Le calorie non ve le ho dette, ma 121. Voto 5. Quindi alziamo un po'. Sinceramente, tra tutti e tre preferisco il rosmarino. Gli altri due no, veramente non posso farvi una classifica perché sopra viene il rosmarino e sotto, proprio sotto, sotto, sotto. Gli altri due, se per sfizio proprio volete provarli, io vi consiglio di prendere rosmarino, ma gli altri no, perché sono proprio brutti, brutti, brutti. E quindi niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ovviamente ci vediamo nel prossimo video. Ciao!